Non solo auto, autorizzato Renault Dacia, centro usato sicuro e plurimarche, officina centro ricambi assicurazione, ad Acri, telefono 0984 95 34 30. Non solo auto, da 40 anni al vostro servizio, con competenza e professionalità. Siciliano Gioielli, gioielleria, oreficeria, orologeria, gioielli moda, articoli da regalo, laboratorio Orafo, via Einaudi, Acri, 0984 95 47 29. Siciliano Gioielli. Popsy Bar, paninoteca, birreria, sala slot, locale moderno e divertente, dove trascorrere serate di puro divertimento, degustazioni, karaoke, gruppi musicali e tanto altro ancora. Popsy Bar, di Vincenzo Zanfini, via Aldo Moro, Acri. Revolution Bar, di Roberto Marrello, un ambiente unico, dove il gusto si unisce al piacere. Revolution Bar, via Aldo Moro, ad Acri. Atelier Amedeo Ritacco. È eleganza. Abiti da sposa e per cerimonia, corredi e tendaggi. Via Giovanni Amendola, ad Acri. Blacksmith Pub, di Davide Ritacco. Birreria, paninoteca e deliziosa cucina disponibile fino a tarda notte. Blacksmith Pub, di Davide Ritacco, vi aspetta in via Aldo Moro, ad Acri. Fiamma Gioielli, di Fiamma Giacinto Luca, gioielli delle marche più prestigiose per i vostri momenti speciali. Fiamma Gioielli, di Fiamma Giacinto Luca, Piazza della Democrazia, ad Acri. Autoricambi di Fano Gianluca, tutto per l'auto. Ricambi, lubrificanti, attrezzature e giardinaggio agricolo. In via Aldo Moro 129 ad Acri. Telefono e fax 0984 94 18 06. Fratelli Terranova, autotrasporti, movimento terra, opere pubbliche, lavorazione pietra, ad Acri, telefono 0984 95 44 46. L'eleganza e la professionalità per i tuoi eventi. La Vecchia Noce, hotel, ristorante, pizzeria, sala ricevimenti. Il locale a misura per ogni tua occasione. In contrada Montagnola, Acri, Cosenza. Buonasera, bentrovati, bentrovati, siamo su Acri TV, canale 623 e poi in tutta la Calabria su Esperia TV, canale 18. Terza edizione di The Best Music Team. È un talent per cantanti a squadre. Avremo delle squadre, dei coach che come dire, giudicheranno questi nostri concorrenti, perché siamo nella prima fase, quella di selezione dei concorrenti che poi accederanno alle semifinali. Insieme a me Totò Fiore, al quale do subito la linea, che sì, ci presenterà un po' i coach. Buonasera a tutti e benvenuti qui al pubblico di Acri TV e non solo al pubblico di Expedia TV. È un piacere essere qui questa sera e ritornare, specie con Paolo, perché è una novità di quest'anno, anche per voi sarà un piacere, penso. Quindi voglio sentire ancora la tua voce. Bene, allora siamo pronti per iniziare a sentire i concorrenti della terza edizione di The Best Music Team. Il primo è Massimo Coschignano.
Buonasera. Buonasera. Caro Massimo, buonasera. Buonasera, buonasera. Come va? Come va? Tutto bene, tutto bene. Ti vedo che sei abbastanza tranquillo. Sì, sì. Sì. È la prima volta, è la prima edizione che partecipi, hai già partecipato. Sì, ho già partecipato prima. L'anno scorso e 2 anni fa pure. Perfetto. E ti ci hanno voluto. Sì, sì. Allora, tu sei abbinato ai Noircol, ok? Ok. Sei pronto? Che sì. Cosa canti? Alex Britti, perché? Perfetto. Quelli che non vorresti mai, sembrerebbe tutto normale, ma qualcosa è diverso e lo sai. C'è una donna davanti a un portone, con le lacrime agli occhi e tu l'hai cercata nei giorni seguenti, ma non l'hai incontrata più. Sono giorni maledetti, di quelli che lo sai solo te. Quella donna ha un segno in faccia e dice che se l'è fatto da sé. Ma nel cuore è una cosa più grande, un segreto che non capirai, un amore violento e guidante che però non denuncerà mai. Perché? Perché? Quella donna che amavi davvero a un tratto l'ha portata via, e la mano che il tempo l'amava oggi un povero una assurda follia. Perché? Perché? Nella... Il brano era molto sentito, quindi l'interpretazione è buona. È un giudizio positivo perché comunque si è immedesimato molto oltre ad averla cantata bene. Perché? Qualche imperfezione, quelle sono sempre migliorabili, però l'intenzione era molto... È arrivata. Comunque. Sì, 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 quella è la cosa più importante. Di tutto, ma c'è un tutto che non capirò, come questo amore malato, che chiamarlo amore non si può. Chiamarlo amore non si può. Grazie. Eccolo qua, Massimo Goschignano. Massimo, grazie. E invece io continuo. Marcello Servino, dove? Marcello? Caduto. Ah, ci chiamo Marcello. Buonasera. Buonasera a lei. Come va? Bene. Mi fa piacere. Ci ha perso i capelli? Abbastanza. Cantando? Sì. Sì. Come mai? Non lo so. Da quanto tempo è che canti? È una passione da parecchi anni. Parecchi anni. Ma passione, non è che studio. Non studi, no? No, chi te no. La fa fare studiare? Sì, autodidatta. Ah, di latte. Autodidatta, sì. Autodidatta. Sì. Bene, allora, tu che cosa ci canti? Battisti, il mio canto libero. Il mio canto libero. Bene, allora, Marcello Servino. Okay. Grazie. Altissimo e vola sulle accuse della gente a
tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi. Ci sono state delle imperfezioni per quanto riguarda l'intonazione, non tanto nell'ottava bassa perché era più a suo agio, però quando Battisti canta in alcune parti, sì, va in falsetto e quindi lui riesce di più, lui ha provato a farlo a voce piena in alcuni casi e quindi l'intonazione è venuta un po' a mancare. La veste dei fantasmi del passato, cioè, assolutamente per essere un autodidatta è stato in gamba. Son vento tiepido d'amore, di vero amore, e riscopro te, e riscopro te, e riscopro te. Grazie. Bene, si continua e adesso la terza ad esibirsi di oggi è Valentina Cupelli. Valentina, ciao. Buonasera. Da dove vieni? Amantea, Cosenza. Ah, siamo sul Tirreno cosentino, Amantea, bella zona tra l'altro. Sì. È vero che state facendo ancora i bagni? No, ancora no. O meglio, non avete mai smesso di fare i bagni, visto che quest'anno la temperatura è stata, come fino dire, a dicembre ha fatto caldo. Sì, sì. Ti vedo che sei mezza abbronzata, infatti. Sì, sì. Beh, e allora, tu che cosa ci canti stasera? Allora, canto Listen di Beyoncé. Ah, Listen di Beyoncé, Je me ne vais. Brava, ok? The song here in my heart, a melody I start but can't complete. Listen to the sound from the within, it's only beginning to find relief. All the time has come for my dream to be heard, they will not be wishing sight on words into your own, all cause you won't listen. Listen, I am alone at a crossroad, I'm not at all in my own home. C'è poco da dire, sei bravissima. Grazie. Bravissima, fantastica. Un'interpretazione, una performance veramente bella. Quindi, grazie. Brava, complimenti. Valentina Cupelli, alle parti alte non arrivi alla nota mia, però non ci arrivi alle parti studierò, alte, devi studiare un pochino. Continuiamo, è la volta di Pasquale Graziano. Ciao a tutti. Pasquale Graziano, buonasera. Buonasera. Tu che fai nella vita? Io
citofono qui, sì, che si apre il cancello con la scusa. Jesse Scombar di famiglia, in più vado pure all'università, al DAMS, e poi la mia passione è quella di comporre. Ah, quindi componi... Sì, musica. Musica. Sì, sì, ho uno studio di registrazione. Ah, perfetto. A casa, comodo. Ah, tu a chi sei abbinato qui, Pasquale? Agli Indie Project, attenzione. Perché qua stiamo parlando di un compositore, quindi fate attenzione. Da dove vieni? Io vengo da Maida. Da casa. Ah, da Maida. Provincia di Catanzaro. Devi portare almeno una bottiglia d'olio. È vero. Ah, sì. Maida d'olio, buonissimo. La prossima volta. Sì, sì. Bene, allora adesso ci farei ascoltare un pezzo scritto da te oppure... Sì, fatto da me, creato da me, Immagino un mondo è il titolo. Ok, ti lascio. Sì, grazie. In bocca al lupo. Complimenti, ovviamente noi facciamo riferimento alla tua creatività, abbiamo capito che è un brano scritto da te. Il mio cuore sta tremando per te che sei. Infatti questo, c'è un brano molto orecchiabile, arriva almeno a noi, è arrivato tantissimo, complimenti. Grazie. Questo è il nostro giudizio per Pasquale. Per sempre accanto a te. Grazie. Pasquale Graziano, caro Pasquale. Senti, facciamo una cosa, Pasquale. Domani vengono gli amici che ci stanno guardando in TV, verranno tutti al tuo bar. Sì. Caffè per offro. Tutti. Offro. Sì, aspetta. Come si chiama il tuo bar? Ti facciamo pubblicità. Gran Caffè. A Maida? Sì, a Maida, sì. Questo non ti preoccupare, dopo ti arriva la fattura. Allora, il Gran Caffè a Maida, andate, siete tutti ospiti di Pasquale, il caffè l'ho perso a lui. Grazie, Pasquale, grazie a voi. Puoi andare. Continuiamo, Michele Filice. Bravo! Caro Michele. Sera. Buonasera Michele. Buonasera a tutti, buonasera giuria, eccetera, eccetera. Tu che cosa ci canti? Sei abbinato ai Noir Call? Canto In un giorno qualunque di Mengoni. Ti lascio lo spazio. Grazie. E puoi fare quello grazie. Che vuoi. Che vuoi cantare. Vedi se rimani in piedi anche se tu non ci credi. Dimmi cosa vuoi sapere, cosa vuoi di questo amore, anche se non respiro, né non mi vedo più, in un giorno qualunque, dove non ci sei.
sei. Serve un po' di tempo, credo, spero, penso, sento. Voglio essere importante per te e non per la gente. Il parere dal mio punto di vista è estremamente positivo. Innanzitutto, diciamo, l'interpretazione denota personalità, perché il ragazzo sa stare sul palco. E poi bellissima voce, bella interpretazione, non è un brano facile da cantare. Grazie. Michele Filice. Grazie mille. Mi hai copiato un po' sulle note alte. Ah sì? Un po' sulle note alte. Senti, volevo chiedere una cosa. Tu hai amici per caso che sono fuori dalla Calabria, al nord, all'estero? Sì. Sì? Sì. E fai una cosa, ricordati però, mi raccomando, non ti scordare, che possono che seguire The Best Music Team. Che ridi, mi piglio un po'? No. Ah, pensavo. Che possono seguire i tuoi amici o parenti che vivono fuori, e al nord, che so, all'estero, possono seguire in diretta streaming The Best Music Team su www.esperia.tv. Vogliamo salutare il pubblico di Xperia TV, o TV, è uguale, è la stessa cosa, di Acri TV e tutti quelli che ci seguono, grazie al pubblico che ogni volta, ogni anno, specie da quest'anno, ci seguirà anche su Crotone, Reggio Calabria, Catanzaro. La sesta ad esibirsi, artista ad esibirsi su questo palcoscenico qui di The Best Music Team è Rebecca Perry. Senti che applauso, sei Rebecca. Buonasera. Rebecca, ciao. E lui chi è, scusi? È un mio amico. Come un tuo amico? Che noi portiamo l'amici. Cioè, hai detto a casa che venivi con un amico? Sì. E che hanno detto? Sì, va, che ce ne frega. No, portati quanti amici vuoi tu. È vero, così ti hanno detto. Ma ce lo presenti, come si chiama? Giuseppe Paffile, viene da Bisignano. Ah, Giuseppe Paffile viene da Bisignano e suona la lira, anzi l'euro. Che suona? No, la chitarra ti accompagna, sì. Non solo con la macchina, ma poi musicalmente, è vero. Tu che cosa ci canti? Alleluia di Alexander Burke. Ah, vabbè, allora me ne vado, applauso. Ciao, Rebecca, ciao. Ciao, Paffile, ci vediamo dopo, Secret chord, did every playing and please the Lord, but you don't really care for music, do ya? Where it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major league, the band.
presenza scenica, una bella voce, una bella timbrica e un'interpretazione vicina a quella di Jeff Buckley, la più celebre, quella di Grace, che è molto difficile da fare, con dei falsetti lunghi, delle prese d'aria buone, respirava bene. Da parte mia assolutamente positivo, ripeto, mi è sembrata completa nella sua performance, sia come presenza scenica, anche di bell'aspetto che non guasta, e poi una bella timbrica, una buona tecnica, e soprattutto mi è piaciuto il fatto che non ha mai perso la calma, nonostante, ecco, la difficoltà che si è creata durante l'accompagnamento. Bene, Rebecca Perry con il maestro Paffile. Ho detto bene, Paffile? Paffile? Non è questione d'accento. Tu di dove sei? Beh, segnale, ti è un accento diverso tu, Mirlo. Che c'entra? E poi te la spiego che è un po' difficile questa qui. Grazie, potete andare senza legarmi. Francesco Manica. Caro Francesco, allora, Francesco, come va? Che ci racconti di bello, eh? Pronto, Francesco? Oh, mi sente? Sì, io sento bene, ma qui siamo in alta montagna, c'è poca linea. Allora, che ci racconti di bello, Francesco? Tu siamo da quanto... qua per la seconda edizione. Ah, so che tu hai partecipato anche l'anno scorso, all'edizione precedente. Sì, sì. Che cosa ne pensi di questo talent? Devo dire che è un bellissimo talent, abbastanza concreto. Volevo vedere che dicevi che era brutto, capito? No, no, dici, no, questo talent è uno schifo, io sono venuto qua per farli contenti. No, così. No, è abbastanza concreto, come infatti partecipo per la seconda edizione. Francesco, che cosa ci farai ascoltare? Vi faccio ascoltare un pezzo nuovo di Enrico Ruggeri, Il primo amore non si scorda mai. L'applauso e io ti lascio il palcoscenico. È passato il tempo, ci ha scavato dentro, la vita che ci ha trasformato, il mondo è cambiato da allora, ma ricordo ancora tutti i giorni persi, adesso che siamo diversi e niente sappiamo di noi, io non dimentico, non ti dimentico. Il primo amore non si scorda mai. Non è stato spento quel profumo intenso, parole, vestiti, canzoni e certe emozioni rapite lungo le salite dentro a questo viaggio, e ancora mi fanno coraggio parole lasciate da te che non dimentico. Non ti dimentico, il primo amore non si scorda mai. Ottima interpretazione, l'intonazione l'hai curata molto bene, quindi per me è ottimo. Ho superato la vita, figli di segni segreti perduti nel vento, innamorati di giorni. E poi arriva proprio questa tua passione, quindi mi hai emozionato, quindi per me è positivo. Ci farebbe piacere facessi parte della nostra squadra. Che noi, ma il primo amore non si scorda mai. Ma il primo amore non si scorda mai. Grazie. Francesco Manica. Bene, Francesco, puoi andare? Vado? Sì, vai. Grazie, grazie vai. Ancora. Grazie a te. Noi continuiamo. Volevo ricordare un'altra cosa, agli amici che ci stanno guardando da casa tramite Acri TV ed Esperia TV in tutta la Calabria, che possono collegarsi alla pagina Facebook del concorso
pagina Facebook che si chiama The Best Music, Music Team. Lì insomma potrete lasciare i vostri commenti e dire per parolacce no, e insomma esatto. potete andare un po' a vedere quello che succede intorno a questo talent che si chiama The Best Music Team. Lasciare qualche consiglio, un saluto magari, sì, e poi noi li leggeremo. Leggeremo anche sulla pagina i saluti. Beh, senti, perfetto. Bene, grazie. Dica, comunque dica. Andiamo avanti con Adriana Sposato. Quindi non la guardate, è sposato. Quindi, è un ingegnere. Cara Adriana, ciao, buonasera, come stai? Tutto bene. Mi fa piacere. Tu sei giovanissima, quanti sì, anni hai? 17. Perché hai deciso di cantare? Perché mi piace cantare e studio anche canto. Studi anche canto, bene. E da quanto tempo che studi canto? Sono al secondo anno del conservatorio. Ah, sei al conservificio. Conservificio, sì. Perfetto. E allora, mi raccomando, sei giovanissima, attenta perché lì adesso ti giudicheranno, eh. Quindi mi raccomando, sei tranquilla, sei emozionata, sei un po' emozionata. Beh, perfetto, che cosa ci canti? At Last di Etta James. Sorry, I'm in a way. Ciao. Ok. Ciao. Prova positiva, una bella voce, qualcosina, minime imperfezioni ma veramente trascurabili, e a me è piaciuta molto. È arduo confrontarsi con un pezzo del genere perché a parte Beyoncé veramente che pochi ci hanno provato. Ci fermiamo qua perché c'è un po' di pubblicità. Non solo auto, autorizzato Renault Dacia, centro usato sicuro e plurimarche, officina centro ricambi assicurazione, ad Acri, telefono 0984 95 34 30. Non solo auto, da 40 anni al vostro servizio, con competenza e professionalità. Revolution Bar di Roberto Marrello, un ambiente unico dove il gusto si unisce al piacere. Revolution Bar,
di Aldo Moro ad Acri. Atelier Amedeo Ritacco. È eleganza, abiti da sposa e per cerimonia, corredi e tendaggi. Via Giovanni Amendola ad Acri. Blacksmith Pub di Davide Ritacco. Birreria, paninoteca e deliziosa cucina disponibile fino a tarda notte. Blacksmith Pub di Davide Ritacco vi aspetta in via Aldo Moro ad Acri. Fiamma Gioielli, di Fiamma Giacinto Luca, gioielli delle marche più prestigiose per i vostri momenti speciali. Fiamma Gioielli, di Fiamma Giacinto Luca, Piazza della Democrazia, ad Acri. Autoricambi di Fano Gianluca, tutto per l'auto. Ricambi, lubrificanti, attrezzature e giardinaggio agricolo. In via Aldo Moro 129 ad Acri. Telefono e fax 094 94 18 06. Fratelli Terranova, autotrasporti, movimento terra, opere pubbliche, lavorazione pietra, ad Acri, telefono 0984 95 44 46. Continuiamo. Abbinato ai Sabbatum Quartet, abbinata ai Sabbatum Quartet, Maria Carmela Cirullo. Buonasera. Cara Maria Carmela, come Ciao. Stai? Bene, lei? Da dove viene? Lei chi? Tu. Che? Ah, io. Bene, bene, grazie. Bene, grazie. Okay. Ho un po' di raffreddore perché mi sono fatto lo shampoo. E, no, siccome, può capitare, non mi sono potuto asciugare i capelli. Hai capito? Tu da dove vieni? Cosenza. Da Cosenza. Caspita, hai fatto un bel po' di strada. Sì. Mamma mia. Mamma. 3 ore, quanto? No, 4 e mezzo più o meno. 4 e mezzo, sì, perché mio padre non... Guida piano piano. Sì. Va bene, la prudenza non è mai abbastanza, cara Maria Carmela. Maria Carmela. Bene, allora tu sei abbinata, come dicevo, ai Sabbatum Quartet, eh? Sì. Che cosa canti? 5 giorni di Michele Zarrillo. 5 giorni che... Sì. Ti ho perso. Perfetto, io ti lascio il palcoscenico di The Best Music Team e me ne vado. Però senti che applauso che ti arriva adesso, senti. Giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e in me tu non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Le ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? È proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute, ed io inchiodata a te. Giudizio sicuramente positivo, perché abbiamo una cantante che ha delle doti canore importanti, abbiamo notato. Sprezzarti, a tradirti, a farti. Ad apprezzare che comunque si è confrontata con un brano molto molto difficile, specialmente sulle note alte, perché Zarrillo spinge tantissimo in alto, quindi è stata veramente brava. Mi dici tu che ti perdonerò di esserti dimenticato ieri, quando bastava stringersi di più. Qualche imperfezione, soprattutto per quanto riguarda la parte
dell'interpretazione, perché l'ha resa molto sua questa canzone. Giorni di Michele Zarrillo, interpretata da Maria Carmela Cirullo. Hai visto che hai imparato come ti chiami? Sì, hai visto? Meno male. Ma poi alla fine ci riesco, Non è che se poi è tanto scemo. Grazie, puoi andare, grazie. E allora, come dicevamo, è abbinata ai Sabato un Quartet. Totò, sì. Ti stai divertendo? Io abbastanza, anche perché mi piace. Tu? Solo una cosa mi dà fastidio, un po' la luce quando ti guardo, perché brilla un po' sul lato. Vabbè, era brutta la battuta. No, mi era venuto in mente che l'ho detto Chiano Mirolo. Chiano Mirolo Cavi e Petrusa, non so se ne hai mai sentito parlare di questo detto. Arriverà presto. No, perché parecchi mi fanno la battutina così, vedi? Dici? Mo non è che gli sono caduti i capelli, li sta cadendo a capo. Ed è la volta di Elisabetta Adornetti. Eccola qua che arriva, Elisabetta. Buonasera a te. Buonasera. Benvenuta a The Best Music Team. Sei su Facebook? Sì. Chiedimi l'amicizia. Senti, vai a fare un po' di chiasso sulla nostra pagina, su The Best Music Team, sì. su Facebook, ok? Vabbè. Scrivere parolacce, no. Mi raccomando, fai la brava. Sì. Scrivi tutto quello che vuoi, tranne che scrivere parolacce. Beh, stiamo scherzando, naturalmente, tu da dove vieni? Da Agri. Da Agri, sì. Caspita, c'è un sacco di cammino. Non ti sei stancata? No. No, sono venuta con la macchina. Sì. Bene, il pezzo che ci farei ascoltare? You Got a Friend di James Taylor. Ah, You Got a Friend, ok, un'altra canzone in inglese. Bye bye, pure zia. Ciao, ciao. Ciao. Qui Elisabetta Adornetti, bene. Com'è andata la tua esibizione? Secondo te, datti un giudizio da sola. Io non so darmi giudizi da sola, quindi già la domanda è sbagliata.
Oh, fatto, la domanda, io non riesco, la domanda è sbagliata. Figurati, si azzeccava una domanda. Che cosa? No, hai ragione, perché mi dicono tutti così. Che domande fai? No, vabbè. Era no. E ti dico che così hai ragione. È stata la risposta azzeccata. Però non ti preoccupare, perché adesso il giudizio te lo daranno i Coran Popolo, quelli sono terribili. Ah, ecco. Già vedo che ha preso il microfono Pino, se è andata forse un po' meglio. Speriamo. Ma il livello credo che continui a mantenersi buono. Certo. Finora quelli che abbiamo sentiti sono bravi, quindi c'è poco da dire. Avremo difficoltà probabilmente poi nel dire ma questo forse lo dobbiamo lasciare. L'interpretazione mi sembra che sia stata buona. In tutti i concorsi la Simona concorda, funziona così con me, quindi io spero che nel prosieguo poi delle cose sentiremo anche qualcosa in lingue diverse da quelle inglese. Francese. Anche il francese o qualche lingua magari albanese, calabrese. Forse, chissà, certe volte. Infatti, non si sa mai, non guasta anche per non cambiare. Guasta. No, è che effettivamente buona parte dei giovani sono orientate sui testi, sui pezzi in inglese. Sono le canzoni che vanno di più, però poi questo qui va a scapito forse dell'originalità delle cose. Questi ragazzi che cantano sono tutti bravi, quindi potrebbero anche affrontare cose diverse e proporre qualcosa di personale. Senza andare a pescare qua e là, sarebbe interessante vederle su qualcosa di più originale. Ecco. Resta il fatto che l'interpretazione è buona e quindi non ci sono problemi. Grazie Elisabetta, puoi andare. Ciao. Grazie a te. Noi continuiamo, accogliamo qui a The Best Music Team Nightmare. L'applauso per lui che sta per arrivare da molto lontano e ci spiegherà Nightmare. Sera. Ma mi preoccupo che te ne so capendo ara storta. Se canti rap, sì, rap. Se Nightmare al Best Music Team è arrivato, il cappello era mio, prima se l'è fregato. Ha ragione, vedo che sei donato. Però io sono stato onesto che te l'ho restituito. Perché signor nativo e cusenza vicino a Rovito. Questo c'è fatta rima. Senti, come questo. Vieni, che non mordo io. Senti, questo nome d'arte, Nightmare, che significa? Perché? Incubo, caspita. A notte, soon, you are soon the notte. Yes. Ok, very good. Che canzone ci fai sentire? Un mio singolo che si chiama Il tuo, scritto da te, sì. Musica presa su YouTube pure tu? Come? No, l'ho fatta produrre. L'ha fatta proprio tu. E come si chiama? Il più stronzo. Il? Più stronzo. Lasciamo stare, parla il con Totò. MVP, The Producer. Partito da qui dove non c'è proprio nulla, divento pazzo se ci resto. Lo dico anche se non c'entra niente nel contesto, mi guardo e penso. Il mio video popolare, cresciuto come tanti in una casa popolare, ma resto bipolare, inizio a registrare. E tu che infami me lo puoi succhiare, facciamo un giro? Meglio di no, ci soldi casi no. Per chi non l'ha capito, anche se avessi soldi resterei sempre un fallito. Ho passato giorni interi in casa a covare l'odio. Il male lo si prova, ma non lo condividi. La gente a volte dice, ma perché cazzo scrivi? Sti drammi forse tu manco li vivi. Io per restare in vita uso penne e foglio bianco. Riempio il foglio vuoto con quello che sto pensando. Cappello nero, scarpe bianche, facciamo un giro. Incontro questa tipa tutta messa in tiro. Alzo subito il mirino, mi ha avuto molto cash, ma si tirava avanti, mio padre fa il bidello, mica l'avvocato, non so cosa ho provato, nah. Dall'ansia venire. Il mio giudizio è molto positivo perché ci vuole coraggio a fare un qualcosa del genere in un talent che ha questo target. Ti uccide fra tirente stronzo.
ciò che non ti uccide fra ti rende stronzo. Solo uno stronzo. Poi d'altronde però cosa devo dire? Che devo poi giudicare la prova per il timing che c'era ed era abbastanza spedito, mentre qualcosa da ridire un po' sul testo, perché quando poi si fa rap bisogna cercare di avere un linguaggio più forbito, rime più... più incanalate nel modo giusto. Uccide fra ti rende stronzo. Solo uno stronzo, solo più stronzo. E poi la rabbia, oppure non lo so come dire in questo caso, l'incubo che ha espresso durante la performance, perché ha tenuto benissimo il palco. Tu al massimo il contrario, se contro me non te la tiri, no. Al massimo due tiri e tiri, ya. Ciò che non ti uccide fra ti rende stronzo. Ciò che non ti uccide fra ti rende stronzo. Solo uno stronzo, solo più stronzo. Ciò che non ti uccide fra ti rende stronzo. È il male che hai subito, non lo cancelli. Non lo cancelli, no, non lo cancelli. È il male che hai subito, non lo cancelli. Non lo cancelli, non lo cancelli. Ya, Nightmare. Nightmare, hey. Guarda che sei proprio strano, Perché? Okay. No, così. Preferire che ti dicessi no, infatti, sei proprio strano. Bene, grazie, complimenti. Però può andare, per piacere, lasciami stare. E portatello. Bene, Totò. Ti ho visto che, come si suol dire dalle nostre parti, ti annacavi anche tu. Pensavo fosse rivolto a me il messaggio, in realtà era rivolto a loro il messaggio, è vero. Quindi ciò che non ti uccide ti rende diverso. Diverso. Bene, allora siamo al momento di ascoltare qui sul nostro palcoscenico Matteo Fusaro. Sarà Fusaro? Ciao a tutti. Oh, caro Matteo. Ciao. Ciao, come stai? Bene. Mi fa piacere. Pure a me. Da dove vieni Fusaro? Dai, caspita. Un cognome tipico di Piacenza, Fusaro. Canti da quando eri piccolo? Sì, ma autodidatta. Ma lo sei rimasto? E vabbè, lasciamo stare. La battuta stupida, Fusaro. Senti, da quanto tempo è che ti dedichi a questo? È molto alto. Comunque, da parecchio. Cioè? Da parecchio. Cioè? Da parecchio. Ok, vabbè, non lo vuoi dire, non insisto, da quanto? Da quanto ero piccolo, ma da dove? Che fai, sei autodilatta anche tu, oppure hai frequentato una scuola? No, autodilatta. No, perfetto. Tu sai che sei abbinato ai Noir Call, e che tra poco dovranno dare un giudizio su di te e poi capire dopo se andrai in semifinale oppure no. Quindi impegnati. Perfetto, te ne vai? No, me ne vado io, ciao. Ciao. Bella, la parola bella è nata insieme a lei, col suo corpo e con i piedi nudi. Lei è un volo che afferrerei e stringerei, ma sale sull'inferno a stringere me. Ho visto sotto la sua gonna da gitana, con quale cuore prego ancora Notre Dame. C'è qualcuno che le scaglierà la prima pietra, sia cancellato dalla faccia della terra. Volesse il diavolo la vita, passerei con le mie dita tra i capelli di smeraldo. Bella, è il demonio che si è incarnato in lei, per strapparmi gli occhi via da Dio. Lei, che ha messo la passione e il desiderio in me, la carne sa che paradiso è lei. C'è in me il dolore di un amore che fa male,
per essere un autodidatta è stato molto bravo. E mi è piaciuto sia come, come mimica, come gestualità, ma anche la voce e l'interpretazione è stata molto positiva per quanto mi riguarda. Si percepisce che insomma sente molto il pezzo e questa è una cosa importante, far arrivare la, la propria emozione. Gitana, con quale cuore? Per me è un'ottima prova. Lance, qualcuno che le scaglierà la prima pietra, sia cancellato dalla faccia della terra. Passerei con le mie dita tra i capelli di Esmeralda. Esmeralda. Grazie. Grazie, puoi andare. Regà. Senti Paolo, dimmi. Io volevo, se tu mi permetti, salutare. Visto no, se paghi, se paghi. Certo. Che vuoi salutare? Dimmi quanto ti devo dare. Scusate, posso fare un saluto? Vai, come sì, no? Volevo fare un saluto a Anna Coschignano, che è la mia compagna della precedente edizione, co-presentatrice, e ad Alessandra Coschignano, che è la direttrice artistica dell'anno scorso. Alessandra? Quindi un applauso. Alessandra Pettinato, scusate. Pettinato? Che sì. Proprio Alessandra Pettinato, ecco. Va. No, vabbè, salutami Pettinato. Anna Coschignano, che noi è un piacere di conoscere, mentre saluto volentieri Alessandra. Pure Alessandra, che ci conosciamo, è mia amica, quindi la saluto. Continuiamo. Mario Capalbo. Salve. Ma si potrebbe andare peggio, però il pezzo che ci... E tanta voglia di lei dei Pooh. Caspita. Se ci riusciamo. Mi ci dispiace di svegliarti, quasi quasi la prossima volta partecipo purui. Salve, arrivederci. Arrivederci. Mi dispiace di svegliarti, forse un uomo non sarò, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. E non dici una parola, sei più piccola che mai. In silenzio morderai le lenzuola, so che non perdonerai. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà? Una bella esibizione, genuino, vero, no? Si vede che è una cosa che ti piace sì, fare. Ho capito che cos'era importante, il mio posto è solo là. Chiudo gli occhi un solo istante, la tua porta è chiusa già. Ho capito che cos'era importante, il mio posto è solo là.
chiudo gli occhi un solo istante. Grazie. Bene, allora, rieccoci qua, siamo, come dire, in conclusione di questa prima puntata di The Best Music Team. I gruppi hanno dato il loro giudizio. A proposito, volevo ricordare che sono quattro i gruppi coach, sono i Coran Popolo, Noir Call, Sabbatum Quartet e India Project. Bene. Allora, Totò, siamo pronti per capire un po' la scelta dei gruppi. Dei gruppi, ok. Allora, io consentimi solo di ringraziare lo staff tecnico, tra cui gli Audiotech, che sono sempre presenti ormai con noi da 3 anni, quindi farei un applauso così generale agli Audiotech e a tutta la regia. Per cui adesso conti, vado avanti, perdonami. Caro Marco, avresti già qualcosa da comunicare? Allora, noi accettiamo nel nostro team Michele Filice, Adriana Sposato, Matteo Fusaro e Massimo Coschignano. Ricordiamo soltanto che tra quelli che non passeranno questa sera potrebbe esserci anche qualche ripescato, quindi certo. nulla è perso. Ok, Sabbatum Quartet. Allora, Maria Carmela Cirullo, Rebecca Perri e Dulcis in Fundo Nightmare. Sentiamo un po' gli Indie Project e i Coran Popolo che hanno deciso di far passare. Allora, abbiamo valutato e scelto Pasquale Graziano, Francesco Manica. Coran Popolo. Allora, per noi passano Valentina Cupelli, Elisabetta Adornetti. Va bene, allora, caro Paolo, caro siamo ai passaggi finali. Siamo, sì, alla fine. Fai una cosa, vieni, raggiungi. Salto sul palco. Raggiungi, salta qui, fai piano, non ti spezzai una gamba. Ecco, che mi sento più sicuro con te vicino. Sì, vedi. Allora, com'è andata? Male che la sottotitoli. Beh, poteva andare peggio comunque, figurati, quindi accontentati. Meglio di questo. Si muore. Bene, allora non ci rimane che salutare, caro Totò. Esatto, sì. No, inizia tu. No, volevi andare tu per caso, no? Visto che questa, no, il problema è l'avevo detto che bisognava fare le prove in due. Cioè, però Angelo non mi crede che bisognava fare le prove in due. Capito? È allegra la cosa questa. Allegrissima, devo dire. A parte il copione, sembrerebbe tutto improvvisato. Caspita, sì. 16 ore di prove da stamattina che stiamo provando. Vabbè, che bella figura, dici, dopo 16 ore di prove a queste condizioni. Però bene, devo dire che comunque come presentatori noi siamo abbastanza, cioè già abbastanza pieni, cioè, figurati, andiamo bene. Tu non ci cadi dal crivo, come si suol dire. Complimenti, sì, pure a te. Sì, no, è che comunque sono dimagrito un po', si vede. Sì. Non dimagrire più però, se non ti cadono i pantaloni. Sto bene così. Salutiamo Totò. Sì, in effetti salutiamo il pubblico che ci segue da casa, quindi un bacio e cosa vogliamo dare più? E che baci. Un bacio a tutti quanti, grazie per averci seguito, però continuate a seguirci ogni settimana, sì, sul canale 623 di Acri TV e sul canale 18 in tutta la Calabria su Esperia TV. TV. E anche sulla pagina Facebook. The Best Music Team. Grazie. Okay. A tutti. Alla prossima. Ciao. Non solo auto, autorizzato Renault Dacia, 100% usato, sicuro e plurimarche.
officina centro ricambi assicurazione ad Acri, telefono 0984 95 34 30. Non solo auto, da 40 anni al vostro servizio, con competenza e professionalità. Siciliano Gioielli, gioielleria, oreficeria, orologeria, gioielli moda, articoli da regalo, laboratorio Orafo, via Einaudi, Acri, 0984 95 47 29. Siciliano Gioielli. Opsi Bar, paninoteca, birreria, sala slot, locale moderno e divertente, dove trascorrere serate di puro divertimento, degustazioni, karaoke, gruppi musicali e tanto altro ancora. Opsi Bar, di Vincenzo Zanfini, via Aldo Moro, Acri. Revolution Bar, di Roberto Marrello, un ambiente unico, dove il gusto si unisce al piacere. Revolution Bar, via Aldo Moro, ad Acri. Atelier Amedeo Ritacco. È eleganza. Abiti da sposa e per cerimonia, corredi e tendaggi. Via Giovanni Amendola, ad Acri. Blacksmith Pub, di Davide Ritacco. Birreria, paninoteca e deliziosa cucina disponibile fino a tarda notte. Blacksmith Pub, di Davide Ritacco, vi aspetta in via Aldo Moro, ad Acri. Fiamma Gioielli, di Fiamma Giacinto Luca, gioielli delle marche più prestigiose per i vostri momenti speciali. Fiamma Gioielli, di Fiamma Giacinto Luca, Piazza della Democrazia, ad Acri. Autoricambi di Fano Gianluca, tutto per l'auto. Ricambi, lubrificanti, attrezzature e giardinaggio agricolo. In via Aldo Moro 129 ad Acri. Telefono e fax 094 94 18 06. Fratelli Terranova, autotrasporti, movimento terra, opere pubbliche, lavorazione pietra, ad Acri, telefono 0984 95 44 46. L'eleganza e la professionalità per i tuoi eventi. La Vecchia Noce, hotel, ristorante, pizzeria, sala ricevimenti. Il locale a misura per ogni tua occasione. In contrada Montagnola, Acri, Cosenza.